Ciao ragazzi, buona colazione a tutti e buon 25 aprile. Oggi un video veloce perché è un giorno di festa anche per me. Ieri la Roma ha perso ed è un risultato sicuramente positivo per la Lazio perché la Roma adesso è scivolata al quinto posto e il gap con la Roma, nonostante la sconfitta nostra in casa contro Torino, è rimasto di 5 punti, ribadendo il concetto che la Roma ha perso tutti e due i scontri diretti e quindi di arrivare un punto sopra la Lazio per appunto arrivarci sopra. E quindi questo weekend che si è allungato fino a lunedì, visto che Atalanta-Roma si è giocato lunedì, tutto sommato non è stato così negativo come poteva dopo la brutta sconfitta della Lazio contro il Torino. Sì, Milan e Inter ci hanno ripreso 3 punti, ma la sconfitta della Juventus e la sconfitta della Roma tiene la Lazio sempre là, sempre al secondo posto, una situazione molto positiva. Non ci dimentichiamo sempre che il nostro obiettivo era arrivare fra le prime quattro e mai in passato la Lazio si era ritrovata ad aprile seconda, ripeto. Siamo in una posizione di vantaggio senza dimenticarci che prossimo weekend è vero, c'è Inter-Lazio, partita che diventa uno spareggio perché se riesci a vincere a Milano contro l'Inter mandi un bel messaggio e soprattutto distanzi l'Inter. Ma c'è anche Roma-Milan che diventa quasi uno spareggio Champions League. Chi perde, non dico che è fuori, ma sicuramente va in una situazione difficile, anche perché attualmente il Milan è quarto e la Roma è quinta. Attualmente sono a pari punti, la differenza la fa la differenza reti, però capite che se il Milan riuscisse a vincere contro la Roma, per la Roma la situazione si diventerebbe molto complicata, diventerebbe molto più difficile. E quindi la Lazio si ritrova in una posizione dove non solo la Lazio deve cercare di vincere, ma le buone notizie possono arrivare dagli altri campi. Perché, come ieri sera, la vittoria dell'Atalanta sulla Roma è stata per noi un'ottima notizia. Roma che è una situazione complicata perché è in semifinale di Europa League. Ma stiamo vedendo che sta perdendo i pezzi. Dybala, panchina, Smalling fuori per infortunio, ieri si è fatto male Llorente, insomma, la Roma sta pagando il dazio del doppio impegno. E il fatto che Mourinho si sta concentrando sempre sui soliti titolari, alla fine paghi il prezzo, paghi il prezzo. Non voglio dire che la Lazio ha fatto bene ad uscire perché stiamo vedendo a Fiorentina, secondo me la Conference League la Lazio poteva veramente arrivare in finale senza grosse difficoltà, è una cosa che mi dà fastidio, però la Roma da quest'altra parte sta rischiando di fallire tutti gli obiettivi, non arrivare fra i primi quattro in Champions e magari uscire in Europa League senza vincere la competizione. Ma torniamo a parlare di Lazio perché ieri sera è arrivata anche un'altra buona notizia, Danilo Cataldi ha rinnovato, c'è stato l'annuncio ufficiale fino al 2027, Cataldi, che da molti di noi viene un po' sottovalutato, è ormai un titolare, non dico inamovibile, ma un titolare importantissimo per questa Lazio. Stiamo vedendo contro Torino, senza di lui la Lazio ha fatto fatica. Cataldi è anche uno che sta diventando sempre più leader di questa Lazio. Ecco, una cosa positiva di questa Lazio è che ci sono sempre più leader. Non c'è solo Ciro Immobile, non c'è solo Danilo Cataldi, Milinkovic-Savic, eccetera. Cataldi, secondo me, è l'esempio, se volete, di chi con lavoro, con passione, si è guadagnato il posto da titolare. Con Inzaghi era l'alternativa di Leiva, con Sarri è diventato lui il titolare e va detto che se lo sta meritando. Io ripeto sempre che serve qualcun altro. Quest'estate la Lazio deve fare una scelta perché Cataldi non le può giocare tutte. E se vuoi ambire veramente a fare il passo in avanti, devi avere un altro titolare lì come play. Bisogna decidere che cosa fare con Marcos Antonio, bisogna decidere se prendere uno sul mercato. Ma trattenere Danilo Cataldi è sicuramente una soluzione intelligente. Uno, perché è il nostro titolare. Due, perché è laziale. E lo stiamo vedendo quest'anno. Avere laziali in rosa, secondo me, ci ha portato almeno 5-6 punti. Romagnoli sta facendo un super campionato. Pellegrini, anche se sta giocando poco, secondo me è stato un apporto importante nella rosa. Danilo Cataldi è un altro giocatore che
soprattutto nei derby, ha fatto valere la sua lazialità. Ecco, trattenere Danilo Cataldi secondo me è una mossa giusta, anche perché il giocatore è ancora giovane, relativamente giovane. Io onestamente non capisco come mai Mancini non l'abbia ancora convocato, non perché Cataldi sia un fenomeno, ma visto la concorrenza, io mi meraviglio come Cristante possa essere convocato in nazionale e non Danilo Cataldi. Non parliamo di fenomeni nessuno dei due, ma mi sembra che uno sta andando molto bene, l'altro un po' di meno. Però la nazionale è un discorso a parte. Sicuramente il rinnovo di Cataldi è utile perché bisogna trattenere i giocatori, i titolari della tua rosa e poi allestire una rosa competitiva, prendendo altri giocatori che possano mettersi in competizione con i titolari. Per cui direi che è stato un lunedì sera molto positivo, rinnovo di Cataldi e sconfitta della Roma, ma non ci illudiamo, il campionato è ancora lungo. Prossima settimana, prossimo weekend potrebbe essere un weekend importante, un weekend decisivo, perché Inter-Lazio e Roma-Milan potrebbero veramente dare una spinta a decidere chi veramente chiuderà fra le prime quattro. Speriamo che ci sia la Lazio. Questo ovviamente è il mio giudizio, qual è il tuo? Scrivi i commenti qua sotto e buon 25 aprile a tutti. Ciao!